Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati sul mio canale, qui è Velox io sono qui, ragazzi, a portarvi un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3. Ultimamente vi sto parlando un sacco di video su questo giocone. E oggi, visto che siamo in questo clima di ritorno al passato, ho deciso di fare un ritorno a tutti gli effetti. Andando a fare una cosa che non faccio da una vita e che ha caratterizzato, ecco, la mia annata, o forse anche l'annata, un po' di tutti voi su Black Ops 3, ovvero andrò a sbloccare un'altra mimetica Dark Matter. Diciamo che non avevo in mente di fare questa cosa, ma me l'avete chiesta in tanti, devo ammettere, me l'avete chiesto in tanti. Nel video in cui ho sbloccato l'arma la, nuova l'M14, mi avete appunto chiesto di sbloccare la Dark Matter. Quindi inizialmente mi sembrava una cosa un po' stupida, però poi ho riflettuto e ho detto, ma, cioè, sai che, c'è? alla fine sto facendo un ritorno al passato vero e proprio. Prima dell'uscita di Black Ops 4, con questo ritorno su Black Ops 3, facciamolo per bene, no? Alla fine da una vita che non sblocca la mimetica Dark Matter. È sempre stata una cosa divertente. Che comunque ti impegna, eccetera. E quindi oggi siamo qui per portarci a casa l'ennesima mimetica Dark Matter. Per lm per per Non riesco a parlare. Per la M14. Che ehm, ci tengo a precisare, vi ho già mostrato due volte in due video usciti recentemente. Quindi mi rendo conto di averla portata molto spesso sul canale. E questa sarà l'ultima volta per ora, ovviamente. Poi magari più avanti, non lo so. Però per ora non ve la porterò più. Ecco, oggi ve la sto portando perché ha senso farlo, visto che l'andrò la a sbloccare Dark Matter. Visto che è un'arma nuova, visto che è un'arma di cui vi ho parlato tantissimo, che mi piace tanto. Quindi quale arma migliore in questa occasione, se non questa appunto per sbloccare la Dark Matter? Diciamo che siamo messi benissimo. E come sempre, vi porto un video in cui manca poco per sbloccarla. E in questo momento. Ci manca una kill a lunga distanza. Insomma, un colpo a distanza. Che serve appunto una medaglia impresa a rischio di 10. Ne ho già fatte 9. Quindi ne manca solo una. E mancano esattamente 19 kill. Fatte con 5 accessori equipaggiati. Quindi insomma le solite sfide, sono per le stesse, dovremmo farlo proprio in maniera molto facile ecco in una partita, eh, anzi 100% e per farlo andremo in veterano ragazzi, quindi ci becchiamo tra pochissimo, cerco una partita e cerchiamo di sbloccare questa ennesima mimetica dark matter che ormai non vedo da una vita ragazzi, tra poco ok ragazzi ci siamo, siamo in una lobby che non so sinceramente se è già iniziata da tanto o meno, insomma sti casi, se è già iniziata proviamo comunque a fare queste sfide, se non dovessimo riuscirci faremo nella partita successiva comunque siamo belli carichi e devo dire che oggi comunque mi sono divertito a fare queste sfide per quest'arma, perché mi ci sono messo che Veramente per i cazzi miei, eh, devo dire che è stato divertente, frustrante a tratti. Come ben saprete, perché comunque fare queste sfide è sì divertente. Alla fine dà soddisfazione per quel che può essere, appunto, la soddisfazione che ti può darti una mimetica. Eh, però è anche frustrante, ok, è appena iniziata. A tratti è molto frustrante, perché comunque, oddio, guardate la lobby, eh, cioè a tratti è molto frustrante. Perché quando magari non riesci a fare una determinata cosa, una determinata sfida, vieni killato ripetutamente. Magari, ecco, diciamo che è facile incazzarsi, oddio. Colpa a distanza? No, ok. Eh, sta mappa il problema era che. Forse questo sì. No, minchia, ragazzi. Ma come facciamo a fare i colpi a distanza? Non me li dà. Cioè, ho appena fatto due kill da lontanissimo e non me le ha date. Mi sa che su sta mappa non può. Non mi ricordo se riuscivo a fare su questa mappa, sinceramente. C'è cioè, tipo lì. Comunque, veterano, ragazzi, io lo odio. Cioè, è stata la causa della frustrazione di cui vi stavo parlando due secondi fa. Perché ho fatto tante sfide qui, chiaramente. Perché è la modalità dove puoi farle, tranquillamente. Ma porca puttana se mi fanno imbestialire, non avete idea. Comunque, facciamo una cosa. Ora giochiamo per fare le kill. Tranquillamente. Dopo che abbiamo fatto le kill, giochiamo per fare quel cazzo di colpa a distanza. Che... che dovremmo riuscire a fare tranquillamente. Insomma, cioè, anche se in questa mappa, ripeto, non mi viene in mente dove posso mettermi per farlo. Perché io mi ricordo che provavo a farlo qui, però. Oddio. Colpa a distanza, l'ho fatto. Perché prima non me l'ha dato? Con roba proprio di millimetri, dovrei aver... dovrei aver finito, ragazzi, in teoria. Però non mi ha dato nulla mi ha dato la sfida, perché? Non sono nemico, boh Non capisco, raga, L'ho fatta, però non mi ha dato la sfida, boh Vabbè, sti cazzo Continuiamo a fare il kill Intanto dobbiamo farne 19, ripeto non... Mi pare, fossero 19 Ma erano comunque poche L'alleato mi ammazza Grandissimo Luigi Panico È, è andato nel panico, nel vero senso della parola Perché si è cagato in mano e mi ha... Mi ha ucciso C'è uno qui ti sto... Sto andato di calore C'è qualcuno qua sopra, no? Se volete comunque ragazzi posso mh, Posso fare altre armi dark matter Magari sempre a tempo perso così eh, portarvi sfide magari un po' più classiche Tipo quella degli headshot Sapete no, headshot vai, solite robe Ma Ragazzi non riesco a killare nessuno, ma che cazzo è? Ma non c'è gente Cioè, devo fare 19 kill, non riesco a farle Perché non ho nemici, gli alleati li ammazzano tutti Fammi fare un girettino tattico Ok se li metto qui non c'è nessuno Non lo so raga Non so dove andare Gli alleati mi stanno rubando tutto È pazzesco Boh Raga io vi dico quit da sta lobby cioè Che non, non riesco tanto a farle le kill Se continua così quit e cerco un'altra lobby perché Non ci sono nemici praticamente Ne sbuca uno ogni tanto ma Adesso magari qualcuno riusciamo anche a prenderlo Stanno sparando molto splittati per quello non riusciamo a trovarli che spondono tutti a cazzo, capito? Spondono proprio da parti diverse. In parti diverse della mappa. Comunque abbiamo 10 kill, ne mancano 9. Ok. Friamo qua. Ah, non, avendo, non avendo perk, raga. Non, non ho afterburn, quindi salto pochissimo. Per quello sono così goffo nei movimenti. Che purtroppo, sto giocando con l'arma con 5 accessori ma senza perche. Quindi, pezzo di merda, dicevo. Quindi, non. Sono tipo goffo a livelli incredibili. Sono tipo lentissimo, lo vedete. Questa è la prima di fare questa sfida. Andiamo qui. C'è una torretta, però potrebbe uccidermi, in teoria. Ma c'è proprio il tipo che mira dietro. La torretta la spacco con un'ondata. Non mi ricordo se la spacca o no. Alziamo lui. Ok. Questo arriva qui. Altri. Voluti tutti da me, raga. Ottimo, ho fatto una bella strage. Mancano Ma due kill e basta. Vabbè, questa torretta di merda la spacco, però. Una granata di un Ma sono morto più volte per un alleato, raga, che... che. altro in questa partita, incredibile. Andiamo qua. Da qua sopra dovrei riuscire a fare qualche kill ora. Eh? Beccare qualche nemico, fatti uno lì. Comunque, ho fuoco rapido in questa. Oddio, alla, alla corazza. Ho fuoco rapido in quest'arma, raga. Godo. Oh, le ho fatte, raga, 19. Dovrei. Avrei le fatte, vediamo un po'. Diamante! Let's go, Ebi. Non dovrebbe uscire Dark Matter. Dovrebbe uscire Dark Matter o oh no, non mi ricordo. Sì, no, estasi. Non mi ricordo se usciva Dark Matter. Materia oscura. Oddio che smirata. No, non è uscita. Comunque ce l'abbiamo, ragazzi, perché abbiamo la diamante per i fucili d'assalto, chiaramente. E quindi ci dà anche la Dark Matter per questa. Finiamo questa partita, intanto. Vediamo quante chi riusciamo a fare, ma. <ride> Molto poche, secondo me. Purtroppo, ripeto, non ci sono tanti nemici. Oddio. Non ci sono tanti nemici cheat. Tripla un secondo dopo. Devo mettermi via contro acqua e visa, comunque sta modalità qua. Il veterano, io mi, mi dimentico. Mori uno. Due. Hitmarker. marker. Tre. Oh cazzo. No. Vi giuro è un riculo stremo quest'arma. Oddio. No, raga, vi giuro. Ma. <ride> che cazzo di stricco ho fatto? Ho ammazzato mille persone in un attimo, siamo 36 Ok, ci siamo ragazzi, 36 vince così pulita, ci becchiamo tra pochissimo Ragazzi, ci andiamo a godere Questa mimetica Dark Matter, che tra l'altro Non uso una mimetica Dark Matter da una vita, cioè non è solo Che non ne sblocco da una, una da una vita, non, la, non li non uso Proprio, quindi ci becchiamo tra pochissimo Ah, ci siamo ragazzi, ci siamo Vediamo un po', vediamo un po' Ta 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 ta, materia oscura, eccola qui Oscura, sì, sono diventato cinese incredibilmente Materia oscura ragazzi, ce l'abbiamo Incredibile, wow un feeling che mi mancava da un po' quello di vedere l'arma dark matter, eccoci becchiamo tra poco ragazzi ve la faccio vedere anche in parità giusto così per sfizio e Niente, tra poco, ok eccoci qua ragazzi ed ecco qua la nostra bellissima arma dark matter, in realtà se devo essere sincero non è che renda poi così tanto bene, alla fine non si vede nemmeno così tanto, voglio dire cioè, ci sono armi che rendono molto meglio però alla fine è una soddisfazione ecco averla sbloccata dark matter visto che è un'arma nuova recente, molto molto forte che mi piace un sacco e che uso anche spesso, comunque ragazzi io spero che abbiate apprezzato questo video vi invito a farmi sapere se volete vedere altre video appunto in cui vado a sbloccare delle armi Dark Matter magari con sfide diverse questo era un video insomma finale in cui ho fatto le sfide finali però possiamo farne qualcuno in maniera un po' più completa con gli headshot con tutte le altre sfide le sfide delle, cinque, delle serie da 5 insomma tutte le, serie, le sfide che conoscete fatemi sapere invito a lasciare un bel like e noi ci becchiamo domani con un nuovo video alle 12 bella